Un buongiorno e bentrovati in questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente focus sempre puntato sull'emergenza coronavirus. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, in una lunga intervista ha affrontato tutti i temi di maggiore attualità. Ha infatti chiesto una diversa calendarizzazione delle riaperture, ha assicurato che il bonus famiglia è in arrivo e che sarà allestito un ospedale Covid in ogni capoluogo di provincia. Marsiglio ha anche ribattuto alle polemiche riguardo i ritardi per la cassa integrazione. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dentino. No. Marsiglio contro il governo. In attesa dell'arrivo di 1,5 milioni di mascherine acquistate dalla regione, il governatore abruzzese contesta il calendario delle riaperture imposto da Palazzo Chigi. Marsiglio infatti aveva già anticipato il governo per quanto riguarda il cibo d'asporto, mentre, come disposto in un'ordinanza di oggi, parrucchieri ed estetisti abruzzesi potranno riaprire già dal 18 di maggio. Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare prospettiva, non di fare oggi o anzi, o meglio, l'hanno fatto più di una settimana fa, un calendario che prevede delle rigide scadenze per le riaperture, che non hanno di fatto nessuna reale base scientifica oggettiva, intanto perché i territori non sono tutti uguali e quindi anche le condizioni di pericolosità del contagio sui territori non sono esattamente le stesse in tutta Italia, ma anche perché è difficile convincersi che sia magari più pericoloso andare su appuntamento dal barbiere con tutte le precauzioni e con tutte le sanificazioni possibili e immaginabili da imporre a quell'artigiano, piuttosto che prendere l'autobus per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. Dito puntato contro il governo anche per quanto riguarda i ritardi per la cassa integrazione in deroga. Colpa della procedura inadeguata, ha detto Marsiglio, se la regione ha rallentato è per analizzare le domande. Se ci fossimo sbrigati per fare propaganda, a trasmettere tutte le domande subito, senza esaminarle, senza fare istruttoria, senza preoccuparci di capire se erano complete o incomplete, errate o corrette, noi ci saremmo ritrovati con l'INPS che avrebbe dovuto rispedire indietro migliaia di pratiche e ricominciare da capo. Nelle intenzioni della giunta regionale anche la riforma del sistema sanitario. In Abruzzo infatti diversi governi che si sono succeduti, questo come quelli precedenti, hanno tagliato massicciamente le risorse della sanità pubblica. La regione vuole anche istituire un ospedale Covid per ogni provincia, poiché con ogni probabilità dovremmo convivere col virus ancora a lungo. L'Abruzzo ha bisogno di un nuovo modello sanitario perché quello che c'era, lo hanno giudicato i cittadini da lungo tempo e noi eravamo impegnati e siamo tuttora impegnati con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia a un tavolo di rientro dove bisogna approvare una nuova rete e nuovi interventi, una nuova organizzazione anche territoriale della sanità. Enti ospedali Covid, nella nostra intenzione, dovranno essere allestiti in tutti i capoluoghi di provincia, rendere ogni ospedale capace di affrontare una presenza di malati Covid, perché questo consente al resto dell'ospedale di poter continuare a funzionare. Marsiglio promette che nei prossimi giorni arriveranno anche i primi aiuti alle famiglie, 1.000 euro per ogni famiglia con disabili o tre o più figli a carico, mentre il resto dei 5 milioni dei bonus sarà ripartito tra le famiglie con due figli. Spero di convincere il Consiglio regionale, ha dichiarato il Presidente, a stanziare altri 6 o 7 milioni per le famiglie con un unico o nessun figlio e per i single. Come avete sentito nel servizio, il presidente della giunta regionale ha firmato l'ordinanza numero 56 che vedete proprio sui vostri schermi, con la quale si adottano nuove disposizioni per gli esercizi commerciali, le attività artigianali, i mercati, gli acconciatori, gli estetisti, i tatuatori e i centri benessere. L'ordinanza è inerente anche alla manutenzione di camper e roulotte. Per quanto riguarda i servizi alla persona, leggiamo le attività delle imprese artigianali riprenderanno il 18 maggio. Gli artigiani dovranno seguire un rigido protocollo per garantire la salute dei loro clienti. Per quanto riguarda le attività commerciali e di vendita al dettaglio, dal 6 al 17 maggio vengono confermate le disposizioni relative all'asporto e alla consegna a domicilio. Rimane il divieto di consumo di cibi e bevande dentro i locali o nelle immediate vicinanze. Non vige il divieto di svolgimento del mercato settimanale nei comuni in cui è fissato in un giorno festivo o se cade nel giorno del Santo Patrono. Prosegue
invece per altre 2 settimane la chiusura degli esercizi commerciali del settore alimentare nelle giornate di domenica. E adesso andiamo in diretta, in esterna, alla nostra consueta finestra del TG. Do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, che ritrovo e che saluto con particolare piacere, così come il buon pomeriggio al dottor Pasquale Cordoma, per parlare del, come vedete anche nella nostra news, nel nostro titolo, del ruolo cruciale del medico di base in questa emergenza. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio dottor Cordoma. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ben ritrovato Jacopo, un ovviamente saluto ai nostri telespettatori, medico di base, anche tra l'altro ex sindaco di Montesilvano, ma quest'oggi non parliamo Cordoma di politica, parliamo di sanità, di quello che hanno fatto i medici di base e i medici di famiglia fino ad oggi. Vogliamo precisare tra l'altro che lei è responsabile di questo studio medico, che è un nucleo di cure primarie della città di Montesilvano. In pratica in questo studio dalle 8 alle 20 di ogni giorno c'è un medico a disposizione e voi servite nella città di Montesilvano ben 12.000 cittadini. Sì. Esattamente, esattamente. Da circa 4 anni abbiamo risposto alla chiamata della ASL, siamo 8 medici, abbiamo costituito il nucleo di cure primarie di cui io sono referente, serviamo, come diceva bene, 12.000 pazienti e assicuriamo la presenza di un medico e di una segretaria per le evenienze, specialmente le più urgenti, dalle 8 alle 20 di ogni giorno, escluso sabato e domenica, e una infermiera o infermiere 6 ore al giorno, sempre dal lunedì al venerdì. Cosa avete fatto in questi 2 mesi? Perché il vostro lavoro è cambiato, si parla tanto di ricette telematiche, però è vero, i pazienti non sono venuti come di norma nel vostro studio, come accadeva fino a fine febbraio, però per le urgenze avete in qualche modo cercato di andare incontro proprio ai vostri pazienti. Sì, noi abbiamo svolto un ruolo duplice, quello consueto, istituzionale direi, di rapporto fiduciario giornaliero con i pazienti, che dovevamo in qualche modo mantenere virtualmente o fisicamente, ci veniva richiesto, e l'altro ruolo era l'interfaccia tra i sintomatici o pausi sintomatici Covid e la struttura di riferimento, che per noi era l'ospedale di Pescara. Quindi abbiamo lavorato su questi 2 fronti. Eravamo già pronti con le ricette dematerializzate, cioè le ricette virtuali, ma che già stampavamo, però non eravamo ancora tutti pronti al cosiddetto NRE, che è quel numeretto magico che individua ogni ricetta, ogni prescrizione, attraverso il quale si può andare a spedire la ricetta virtuale presso ogni farmacia. La difficoltà l'hanno avuto soprattutto le persone anziane, che magari hanno poca non sanno usare WhatsApp, non hanno il computer, non hanno le mail, e quindi là ci siamo dovuti attrezzare in maniera diversa. Prima di dare la linea al collega Jacopo Forcella, perché ovviamente ci saranno delle domande per lei, dottor Cordoma, voglio chiederle questo. In questi 2 mesi, che sono stati 2 mesi particolari di gran lavoro e soprattutto di lavoro diverso dall'ordinario, è andato tutto bene, è filato tutto bene con la ASL? Avete sentito la vicinanza dell'azienda sanitaria locale o ci sono state delle problematiche, dei problemi in questo senso? La vicinanza dell'ASL non è stata, come dire, pressante. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto nel mese di marzo, quando le condizioni di lavoro erano difficili perché ci trovavamo di fronte a un'emergenza nuova. Non avevamo referenti diretti a cui rivolgere le nostre istanze, che venivano dal territorio, e abbiamo avuto difficoltà anche per quanto riguarda far fare i tamponi a chi dovevamo far fare, a chi aveva bisogno. Piano piano poi le cose si sono in qualche modo stabilizzate. Scusa, il vostro ruolo è stato anche quello di dire chi doveva essere, di consigliare chi doveva essere sottoposto a tampone in particolare? Captare quali fossero i sintomi importanti, anche quando erano sintomi leggeri e lievi, cercare di intuire quali fossero questi sintomi, se ci fossero, e spedire il paziente urgentemente laddove si potesse risolvere il problema in ospedale, chiaramente. Jacopo. Sì, Paolo, proprio su questo argomento io volevo dal dottor Cordoma, insomma, qualche
che ci spiegasse qualche considerazione in più. Un medico di base, nel momento in cui un paziente arriva magari con sintomi molto molto lievi, immagino che nel corso del tempo abbiate sviluppato una sorta di sesto senso per quelli che potevano essere i sintomi del Covid-19 e ovviamente consigliare il tampone, indirizzare il paziente verso l'espletamento del tampone. Ecco, all'inizio è stato più semplice che alla fine, oppure insomma era una procedura che avete imparato, che avete dovuto imparare in molta molta fretta? Partiamo da un dato di fatto oggettivo, che il tutto è iniziato in febbraio, i primi di febbraio, da noi si incominciava a parlare. Però consideriamo che a metà febbraio di solito da noi c'è ancora un leggero picco di influenza, per cui i sintomi erano facilmente confondibili con quelli che erano i sintomi della normale influenza stagionale. Quindi le difficoltà poi sono state soprattutto queste. Però man mano che siamo andati avanti a marzo, e quindi il picco della malattia influenzale stagionale non era più quello, e quindi non c'era più questo picco, i sintomi che erano riferibili a patologie influenzali abbiamo capito che erano invece quelle del Covid, tant'è che poi anche le linee guida di individuazione dei sintomi sono cambiate anche nel tempo, perché mentre prima ci volevano i tre parametri per poter poi fare il tampone, negli ultimi 20 giorni i parametri sono ridotti a uno, quindi il tampone si fa oggi molto più spesso, molto più frequentemente rispetto a marzo, quando la campionatura dei tamponi era molto più complicata, tant'è che qualche falla nel sistema c'è stata. Io ho avuto casi di Covid in famiglia e non è stato fatto il tampone a tutta la famiglia. Ecco, questa è una cosa strana, tra virgolette strana. Ecco, ecco, se potesse non consigliare, ma se ci potesse dire ad una persona che avverte un leggerissimo malessere, qual è un indicatore che può far suonare subito l'allarme, ancor prima di rivolgersi per esempio ad un medico di base? Ma intanto se si rivolge a un medico di base non sbaglia, e poi tra l'altro l'interfaccia iniziale è essenziale per poi ricorrere al tampone, perché oggi finalmente hanno dato al medico di base la possibilità di ricorrere attraverso un numero dedicato della ASRA alla richiesta di tampone sul territorio. Ma oggi è la febbre, perché una febbre a maggio 37,8, 37,5, 38 è abbastanza tipica, per cui già questo, un paziente anziano soprattutto, già questo è un sintomo che può far pensare a un Covid. Io tra l'altro in questi giorni ho diversi casi che ho prenotato per i tamponi molto molto sospetti. Certo. Un'altra considerazione, dottore, qual è stata la protezione, il grado di protezione di voi medici? Allora, il grado di protezione è stato del tutto personale. Ah, ok. Perché, diciamo, lasciato che... la libera interpretazione, dunque. Si sono dovuti purtroppo adeguare alle proprie conoscenze in campo di epidemiologia e in campo di igiene. Non abbiamo avuto nessuna linea guida, noi tra l'altro siamo in attesa, ma veramente ansiosa, di avere delle linee guida per riaprire gli ambulatori, perché se oggi io faccio entrare attraverso una prenotazione e in tutta precauzione la persona che ha un'urgenza, abbiamo bisogno anche di rivedere pazienti che sono fuori dall'uscio, che chiedono di poter essere visitati per una colica, per una qualsiasi patologia non gravissima, non da pronto soccorso, ma che non possiamo visitare perché non abbiamo una linea guida su cui e su come, sulla base della quale poter operare. E quindi, per rispondere a lei, ogni medico si è adoperato, nel senso, chi ha preso le mascherine, chi ha preso le mascherine di plastica che chiudevano completamente il viso. Io per esempio faccio anche il dentista, mi sono preso delle tute, quelle là che hanno in ospedale, tute a perdere, e opero con quelle. Quindi diciamo che siamo stati non dico abbandonati, ma siamo stati lasciati al nostro arbitrio. Dottore, l'ultima da parte mia, immagino che al di là del
della professione di medico, soprattutto in queste situazioni, si fa anche un po' ruolo da psicologo, mi passi il termine, con persone che ovviamente sono anche un po' smarrite, non sanno trovare le risposte e si affidano ovviamente a professionisti del settore per averne quante più possibili. Ecco, quali sono state le domande, le preoccupazioni maggiori che ha riscontrato più di frequente nelle persone che l'hanno contattata? Beh, intanto devo dire che se da prima c'è stata una certa leggerezza nell'approccio da parte del paziente ai sintomi e alla patologia, oggi la patologia viene vista con molta serietà, viene affrontato il sintomo dal paziente con serietà e quindi c'è paura, perché poi molti hanno avuto amici contagiati, molti purtroppo hanno avuto delle perdite, qualcuno in casa, qualcuno tra gli amici, tra i conoscenti. Beh, oggi si rivolgono a noi anche per una piccola tosse, per una linea di febbre, sono costantemente preoccupati della quarantena. Ecco, forse io vedo i due eccessi: chi vuole la libertà assoluta e vuole già fare tutto quello che si faceva prima, non ha capito che finché non c'è il vaccino, una cura giusta per questa patologia, non possiamo tornare come eravamo, e chi dall'altra parte, l'estremo opposto, si preoccupa anche a volte anche per sintomi che sono veramente insignificanti. Dottor Conti, allora, prima di salutarci, un altro paio di domande. La prima, alla luce di quello che è accaduto, di questa emergenza, come va rivalutata e come andrà rivalutata in futuro la figura del medico di base, del medico di famiglia? Certo, questa esperienza ci ha cambiato. Ha cambiato la società, che non tornerà sicuramente come prima. Ha cambiato il nostro stile di vita e ha cambiato ovviamente anche quello che era il rapporto tra medico e paziente, diciamo anche il rapporto fisico. Io avevo la sala d'attesa il lunedì con 30 persone, non credo che da qui ai prossimi 6 mesi avrò più questo flusso di persone. È ovvio che dovremo trovare un punto di incontro tra quello che è la sicurezza e le misure che prevedono il mantenimento della sicurezza nelle sale d'attesa e negli ambulatori, e il rapporto fiduciario che il paziente non vuole perdere, perché come dicevate prima, non mi ricordo se in studio o qui, il medico di base non è soltanto il medico, è un confessore, è una persona che raccoglie le ansie, che raccoglie le paure, che raccoglie un po' tutto quello che il paziente ha, non è soltanto chi cura, è anche chi ascolta, e quindi il paziente ha bisogno di questo rapporto anche fisico, personale, di persona, e quindi dovremo trovare assolutamente un modo per ristabilire questo contatto laddove è necessario. Per chiudere, davvero volgiamo lo sguardo al futuro, ai prossimi giorni, alle prossime settimane. È iniziata la fase 2, i prossimi 15 giorni saranno molto importanti, credo, per capire se questa apertura che c'è stata non ha prodotto quei danni che nessuno ovviamente vuole augurarsi. Se dovessero continuare a calare i casi, potremmo dire che insomma la luce in fondo al tunnel può iniziare davvero a vedersi. Sì, fermo restando che ovviamente fino a quando non ci sarà un vaccino il virus continuerà a circolare. Teniamo presente una cosa fondamentale, che il virus non è morto perché siamo stati a casa, il virus non è scomparso perché siamo stati ognuno nelle nostre case, tra i nostri cari, il virus è presente, il virus non abbiamo impedito il contagio, tutto qui. E ho paura che se non manteniamo, speriamo di essere bravi, le misure di cautela, di precauzione affinché il contagio non riprenda, cioè il distanziamento sociale che è fondamentale, fondamentale, le mascherine e i guanti e l'igiene, il virus può ripartire anche se fa caldo. Quindi i prossimi 15 giorni saranno la cartina di tornasole di quello che sarà il nostro futuro, perché se gestiremo bene questi 15 giorni potremo dire siamo pronti per affrontare un nuovo tipo di vita in attesa che arrivi il vaccino. Grazie davvero al dottor Lillo Cordoma, medico di base e tra l'altro responsabile del nucleo di cure primarie di questo ambulatorio di Montesilvano, dove, lo ricordiamo, c'è un medico a disposizione per 12 ore nell'arco del giornata, che serve ben 12.000 pazienti della città di Montesilvano. E proprio da Montesilvano è tutto, grazie ancora al dottor Cordoma, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie al dottor
Pasquale Cordova, noi continuiamo con il nostro telegiornale. 9 infermieri del reparto di psichiatria hanno presentato un esposto querela ai carabinieri contro il direttore dell'unità operativa complessa del centro di salute mentale dell'ASL di Pescara sulla valutazione dell'impatto sul personale di un eventuale trasferimento del reparto a Città Sant'Angelo. Vogliamo spiegare quello che è accaduto, l'oggetto di questa denuncia che è stata presentata ai carabinieri di Pescara Colli? L'oggetto deriva da un comportamento poco edificabile da parte del dottor Trotta, che un giorno, interpellato da alcuni infermieri del reparto di psichiatria sulla scarsezza della presenza dei DPI, in quanto in precedenza lui aveva centrato a sé la gestione, ovvero sia la richiesta, il ritiro e la distribuzione degli stessi, in seguito a questa richiesta di chiarimenti da parte di alcuni infermieri, lui è andato su tutte le furie minacciando tutti i firmatari di una lettera, di un verbale di una lettera tenutasi da tutti gli infermieri del reparto in conseguenza di una sua richiesta su un impatto del personale in considerazione di un prossimo spostamento del reparto di psichiatria a Villa Serena. Quindi queste minacce molto forti hanno spaventato una serie di infermieri, i quali hanno contattato l'avvocato Fernando Rucci dei Colli e hanno, raccontando l'accaduto, e hanno prodotto questo esposto querela che è stata presentata intorno alla fine del mese di aprile. Posizione della ASL? Non sono in grado di dirle qual è la posizione della ASL, perché in questo, a tutt'oggi, nonostante alcune richieste di incontro anche urgenti della presentazione della denuncia stessa al direttore generale, non abbiamo nessuna risposta a tal riguardo. Adesso una buona notizia: dimesso in questi giorni il primo paziente curato nel reparto Covid di Chieti con un farmaco che si è dimostrato efficace per i casi più gravi di coronavirus. Si tratta del canakinumab, che non ha indicazioni per il Covid, ma viene utilizzato in reumatologia per le artriti e le malattie autoimmuni. Questo farmaco si è rivelato particolarmente efficace per i casi più gravi a Chieti, spiega Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento Medico della ASL Lanciano Vasto Chieti, che si sono risolti questi casi positivamente con la prima dimissione di un paziente cinquantenne rimasto ricoverato un mese e 40 giorni ad oggi e che era arrivato in reparto in condizioni gravissime. Anche altri pazienti ancora ricoverati stanno dando una risposta molto favorevole all'utilizzo di questo farmaco, poiché il suo bersaglio molecolare è stato dimostrato essere attivo anche nel Covid. Il canakinumab è stato donato per uso compassionevole dalla casa farmaceutica, racconta Cipollone, e noi siamo grati per aver curato casi che sembravano senza speranza. Una sola fiala, infatti, costa 17.000 euro. Spiragli per un'apertura anticipata degli stabilimenti balneari nella nostra regione. I titolari dei lidi sono al lavoro per farsi trovare pronti anche per quel che concerne le novità del DPCM e i dispositivi di sicurezza. Buone notizie per i gestori degli stabilimenti balneari della nostra regione, perché non è ancora ufficiale, ma probabilmente potrebbe esserci un'apertura della stagione con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. Ah, speriamo, noi già ci siamo messi all'opera, abbiamo già chi livellato, chi pulito già la spiaggia, quindi mancano soltanto gli ultimi dettagli, sapere se quest'anno saranno ancora possibili montare le palme oppure se monteremo solo ombrelloni, ma per il resto penso che ci siamo. Ormai abbiamo, io ad esempio, già ho pulito anche la piscina, quindi manco soltanto i dettagli.
Distanziamento sociale, questo è il problema più grosso probabilmente che dovrete affrontare per questa stagione che sta per avere inizio? Cercheremo di evitare le file in tutti i modi, sia in maniera digitale ma anche con della cartellonistica che aiuti le persone a mantenere e a rispettare le regole. Sicuramente le distanze tra le varie attrezzature saranno più grandi in modo da agevolare i passaggi e gli spostamenti, e si preferiranno sicuramente, che ne so, magari dal servizio all'ombrellone fino a servizi che impediscono alle persone di muoversi più di tanto. E l'applicazione che abbiamo realizzata serve soprattutto per organizzare i gestori, sia i turni di sanificazione ma anche per i clienti, per dargli un orario preciso in cui devono arrivare, in modo da evitare le file, in modo da ritirare i pasti anziché aspettare in fila per ore. È un modo di organizzare, di chiedere collaborazione alla cittadinanza. I punti interrogativi sono, diciamo, tipici dell'imprenditore. Poi sta il bravo imprenditore, il problem solving, cerca di adoperarsi e risolvere tutte le problematiche. Io penso di essere riuscito almeno ad organizzare il lavoro. Poi come si dice, tutto dipende da tanti fattori, noi ci mettiamo del nostro, questo è il concetto. L'Università di Teramo si prepara ad accogliere gli studenti e lo fa con l'adozione di rigidi protocolli di sicurezza, a partire dall'utilizzo delle mascherine del termoscanner. Ad annunciarlo è lo stesso Ateneo, sono già arrivate le prime 500 mascherine firmate Unite, che saranno distribuite a tutto il personale, agli studenti che a poco rientreranno nei campus e soprattutto alle future matricole. Le mascherine in triplo strato con caratteristiche idrofobiche, lavabili e riutilizzabili sono state validate dal professor Fulvio Marsiglio, virologo dell'Ateneo. Da oggi inoltre sono in prova i termoscanner che saranno utilizzati per rilevare quotidianamente la temperatura di coloro che accederanno alle sedi universitarie. Si tratta di un'ulteriore misura, oltre a quella di un ingresso obbligato e vigilato per le singole sedi, del possesso dell'autocertificazione, della fornitura dei dispositivi di protezione, guanti e mascherine, delle distanze di sicurezza nelle stanze e negli spazi comuni. E noi a Teramo rimaniamo, tornano in piazza i mercati alimentari da sabato 9 maggio, i teramani potranno tornare ad acquistare cibi freschi e cotti nell'area della Madonna delle Grazie a Piazza Verdi e lungo Corso Porta Romana. Le norme di controllo al contenimento imposte dalla Regione Abruzzo produrranno costi molto gravosi per il Comune, che chiede aiuto alla Protezione Civile. Tania Bonnici Castelli. Teramo non resta indietro nel tornare alla normalità, anzi è già ripartito con la soddisfazione dei residenti il primo mercato alimentare che si è svolto a San Nicolò. Afflusso tranquillo e ordinato dei clienti, nessuna ressa davanti ai banchi. L'assessore comunale alle attività produttive Antonio Filipponi annuncia che da sabato prossimo 9 maggio torneranno in piazza anche gli altri mercati cittadini. Certo, non si tratterà del tradizionale appuntamento con ogni sorta di merce, l'ambito sarà invece ristretto alla vendita di prodotti alimentari. Vediamo ora dove saranno situati. Distanziati e ben organizzati, secondo le prescrizioni regionali, i teramani potranno acquistare prodotti freschi e cotti dai banchi situati nell'area antistante il Santuario della Madonna delle Grazie, a Piazza Verdi e lungo Corso Porta Romana. Operazione non certo facile per il Comune, che dovrà applicare le norme previste dalla Regione Abruzzo. In base ad un provvedimento emanato dal governatore Marsiglio in materia, è infatti obbligatorio delimitare le aree destinate ai mercati, attivare un sistema di conteggio degli ingressi, controllare che ad ogni banco non ci siano più di due persone. Inoltre, per quanto riguarda i mercati coperti, tra l'altro rimasti aperti per l'intero periodo di lockdown, da oggi vengono imposti tornelli ad ogni ingresso per facilitare il distanziamento tra i clienti. Misure così tanto restrittive che vengono mal digerite dall'assessore all'attività produttive Filipponi, che prevede spese aggiuntive molto gravose che il Comune di Teramo non può permettersi. È lui stesso ad inviare una nota ufficiale a Marsiglio per avere delucidazioni su chi dovrà sostenere questi nuovi costi, che magari potrebbero essere coperti dalla Protezione Civile. Preoccupazione viene espressa anche dal sindaco D'Alberto, che ritiene incongruenti con la fase 2 le misure così tanto ancora fortemente restrittive della Regione al riguardo dei centri sportivi comunali.
I militari del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza hanno consegnato per conto dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica mascherine protettive ai malati di SLA residenti nella provincia aquilana o in cura all'ospedale San Salvatore dell'Aquila presso la clinica neurologica. In questo momento siamo entrati nella fase 2 di convivenza con il virus e quindi è vero è stata liberalizzata la circolazione dei cittadini, però proprio per questo bisogna ancora di più prestare attenzione e rispettare quelle che sono le misure di sicurezza igienico-sanitarie, ancora di più per le categorie di persone più deboli che quindi sono affette da patologie come queste dei malati di SLA e che quindi sono particolarmente esposti al rischio di contagio, specie appunto in questo momento in cui le persone circolano più liberamente e quindi c'è più rischio di contatto e di contrarre la Covid. Noi ci siamo sentiti di aderire a questa richiesta dell'Associazione Italiana della Sclerosi Laterale Amiotrofica, pervenutaci per mezzo del responsabile di sezione della provincia dell'Aquila, dottor Di Norcia, proprio perché speriamo che questo nostro piccolo contributo sia percepito dalle persone affette da sindrome di SLA come un segno tangibile della vicinanza che la Guardia di Finanza, ma anche le istituzioni dello Stato in generale vogliono appunto manifestare nei loro confronti, nella speranza che soprattutto in questo periodo difficile, complicato, queste persone si sentano meno sole, meno isolate dalla società e non dimenticate dalle istituzioni. Le mascherine sono uno strumento fondamentale come presidio di protezione individuale per gli operatori sanitari che si occupano di queste patologie, non solo per difendere se stessi, ma soprattutto per evitare di trasmettere un possibile contagio a delle persone che sono estremamente fragili e in caso di malattia correrebbero dei rischi gravissimi. Finora abbiamo avuto difficoltà di approvvigionamento per delle carenze che sono note come cause, quindi il supporto della Guardia di Finanza per noi è di fondamentale importanza. Parliamo adesso di sport. L'attaccante del Pescara, Valery Bojinov, spera che si torni a giocare al più presto possibile in condizioni di sicurezza. Intanto proseguono le grandi manovre per capire se ci sono margini per una ripartenza. Slitta il Consiglio federale previsto per venerdì, mentre domani ci sarà una riunione decisiva sul protocollo sanitario. Andrea Costantini. In attesa di sapere se i campionati riprenderanno, il Pescara continua a far allenare i propri calciatori al Poggio in via facoltativa e in modalità individuale. Tra i primi a varcare la soglia dell'impianto di Città Sant'Angelo lunedì, l'attaccante Valery Bojinov. Le sue sensazioni. Bello, dai, bello ritornare al campo. Tornare al Poggio per me è stato, come posso dire, una cosa nuova, una nuova cosa in senso che siamo stati due mesi e mezzo non poter allenarci, non poter giocare, non poter fare niente, chiusi a casa, però grazie a tutti quanti che ci hanno dato questa disponibilità di poter allenarci di nuovo, sentire l'odore dell'erba, sentire e vedere i compagni, per me sinceramente è stata una bellissima cosa. Una sola presenza alla Spezia lo scorso 4 marzo, appena 19 minuti in campo, a Crotone espulsione dalla panchina, a Benevento non è entrato, poi il lockdown, l'esperienza di Bojinov a Pescara deve ancora prendere quota e l'attaccante freme per poter tornare in campo, comunque in condizioni di sicurezza. Spero di cominciare, no? Perché, ripeto, senza calcio per me è difficile, la salute è la cosa più importante, però dobbiamo tornare, credimi, dobbiamo tornare perché tutti quanti abbiamo bisogno, abbiamo la voglia di tornare, voi come giornalisti, noi come giocatori, la tifoseria, la gente deve tornare, ma per tante cose, anche economicamente l'Italia ha bisogno, lo Stato ha bisogno del calcio italiano, la Serie A, Serie B, di tutto, dobbiamo tornare, però con le giuste precauzioni, dai. Intanto sono ore decisive per il mondo del calcio per sapere se ci saranno le condizioni per far riprendere i campionati. La Federcalcio prende tempo e ieri con una nota il presidente Gravina ha posticipato a data da destinarsi il Consiglio federale che avrebbe dovuto discutere venerdì di eventuali ripartenze e delle rispettive modalità con le varie leghe.
Quella di domani sarà una giornata cruciale, poiché è fissato il confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio sul protocollo sanitario, che dovrà contenere tutte le prescrizioni cui i club dovranno ottemperare per gli allenamenti di squadra, che salvo intoppi riprenderanno il 18 maggio, e l'eventuale ripristino dei campionati. Se non si supereranno le osservazioni mosse dal CTS sul primo protocollo, non ci sarà il via libera. Sempre domani si svolgerà l'assemblea della Lega Pro, chiamata a elaborare la propria proposta da presentare in sede di Consiglio federale, quando dovesse essere nuovamente fissato. Proposta di buonsenso che abbia il minor impatto sui club e la maggior sostenibilità giuridica, ha dichiarato ieri il presidente Ghirelli in una nota diramata alla fine del Consiglio direttivo. Del calcio ha parlato il premier Giuseppe Conte nell'intervista di stamani al Fatto Quotidiano. Raccoglieremo le richieste della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro d'insieme sulla ripartenza delle attività sportive e faremo il punto col ministro Spadafora. Non ho ancora messo mano al dossier, sentiremo tutti e decideremo. Spadafora ha fatto un grande lavoro, prosegue il premier, ma è giusto che gli stakeholders del mondo sportivo e calcistico facciano un confronto diretto con il governo ai massimi livelli, naturalmente considerando le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.